Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche. Giunto a 30 anni, Zarathustra lasciò il suo paese e il lago del suo paese e andò sui monti. Qui godette del suo spirito e della sua solitudine e per 10 anni se ne stancò. Alla fine si trasformò il suo cuore e un mattino si alzò insieme all'aurora, si fece al cospetto del sole e così gli parlò: Astro possente, che sarebbe la tua felicità se non avessi coloro ai quali tu risplendi? Per 10 anni sei venuto quassù, alla mia caverna, sazio della tua luce e di questo cammino. Saresti divenuto senza di me la mia aquila, il mio serpente. Noi, però, ti abbiamo atteso ogni mattino e liberato del tuo superfluo, di ciò ti abbiamo benedetto. Ecco. La mia saggezza mi ha saturato fino al disgusto, come l'ape che troppo miele ha raccolto. Ho bisogno di mani che si protendano. Vorrei spartire i miei doni finché i saggi tra gli uomini tornassero a rallegrarsi della loro follia e i poveri della loro ricchezza. Perciò devo scendere giù in basso, come tu fai la sera, quando vai dietro al mare e porti la luce al mondo infero, o ricchissimo fra gli astri. Anch'io devo, al pari di te, tramontare, come dicono gli uomini, ai quali voglio discendere. Benedicimi, occhio pacato, scevro di invidia anche alla vista di una felicità troppo grande. Benedici il calice, traboccante a far scorrere acqua d'oro, che ovunque porti il riflesso splendente della tua dolcezza. Ecco, il calice vuol tornare vuoto, Zarathustra vuol tornare uomo. Così cominciò il tramonto di Zarathustra. Zarathustra prese a discendere da solo la montagna, senza incontrare alcuno. Ma giunto alle foreste, ecco si trovò dinanzi un vegliardo che, in cerca di radici per la foresta, aveva lasciato la sua pia capanna. E così parlò a Zarathustra, il vegliardo: Questo viandante non mi è sconosciuto. Alcuni anni fa è passato di qui. Zarathustra era il suo nome. Ma egli si è trasformato. Portavi allora la tua cenere sul monte. Oggi vuoi portare nella valle il tuo fuoco? Non temi i castighi contro gli incendiari? Sì, riconosco Zarathustra. Puro è il suo occhio. Disgusto si cela sulle sue labbra. Non incede egli a passo di danza? Trasformato è Zarathustra. Un bambino è diventato Zarathustra. Zarathustra è un risvegliato. Che cerchi mai presso coloro che dormono? Hai vissuto nella solitudine come un mare, e il mare ti ha portato. Guai! Vuoi scendere a terra? Guai! Vuoi tornare a trascinare da solo il tuo corpo? Zarathustra rispose: Io amo gli uomini. E perché mai? Disse il santuomo. Io sono andato nella foresta e nel deserto? Non fu forse perché amavo troppo gli uomini? Adesso io amo il Dio. Gli uomini, io non li amo. L'uomo è per me una cosa troppo imperfetta. L'amore per gli uomini mi ammazzerebbe. Zarathustra rispose: Non di amore devo parlare. Io reco agli uomini un dono. Non dar loro nulla, disse il santo. Levagli piuttosto qualcosa e portali insieme a loro. Questo sarà per essi il massimo beneficio, purché lo sia anche per te. E se proprio non vuoi dargli qualcosa, non dare più di un'elemosina e falli mendicare per questo. No, rispose Zarathustra, io non faccio elemosine. Non sono abbastanza povero per farlo. Il santo rise di Zarathustra e disse: Bada, che essi vogliano accettare i tuoi tesori. Sono diffidenti verso gli eremiti e non credono che noi veniamo a portare i doni. I nostri passi risuonano troppo solitari per i loro vicoli. E quando di notte, a letto, sentono un uomo camminare assai prima che il sole sorga, si chiedono dove andrà quel ladro. Non andare dagli uomini, resta nella foresta. Va piuttosto dagli animali. Perché non vuoi, come me, essere un orso tra gli orsi, un uccello tra gli uccelli? E che fa il santo nella foresta? Chiese Zarathustra. Il santo rispose: Io faccio canzoni e le canto, e nel far canzoni rido, piango e mugolo, così lodo il Dio, cantando, piangendo, ridendo, mugolando, io lodo il Dio che è il mio Dio.
Ma tu, che ci porti in dono? Udite queste parole, Zarathustra salutò il santo e disse: Che mai posso avere da darvi? Lasciatemi andare, presto, e che non vi porti via nulla. Così si separarono, il vegliardo e l'uomo, ridendo come ridono due fanciulli. Ma quando fu solo, così parlò Zarathustra al suo cuore: È mai possibile? Questo santo vegliardo non ha ancora sentito dire nella sua foresta che Dio è morto. Giunto nella città vicina, sita presso le foreste, Zarathustra vi trovò radunata sul mercato una gran massa di popolo. Era stata promessa infatti l'esibizione di un funambolo, e Zarathustra parlò così alla folla: Io vi insegno il superuomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Che avete fatto per superarlo? Tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé, e voi, se volete essere il riflusso di questa grande marea e retrocedere alla bestia piuttosto che superare l'uomo, che cos'è per l'uomo la scimmia? Un ghigno o una vergogna dolorosa? È questo appunto ad essere l'uomo per il superuomo, un ghigno o una dolorosa vergogna? Avete percorso il cammino dal verme all'uomo e molto in voi ha ancora del verme. In passato foste scimmie e ancora oggi l'uomo è più scimmia di qualsiasi scimmia, e più il saggio tra voi non è altro che un'ibrida disarmonia di pianta e spettro. Voglio forse che diventiate uno spettro o una pianta. Ecco, io vi insegno il superuomo. Il superuomo è il senso della terra. Dica la vostra volontà, sia il superuomo il senso della terra. Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterre e speranze. Lo sappiamo, o no, costoro esercitano il beneficio. Dispregiatori della vita, essi sono moribondi e avvelenati essi stessi. Hanno stancato la terra, possano scomparire. Un tempo il sacrilegio contro Dio era il massimo sacrilegio, ma Dio è morto. E così sono morti anche tutti questi sacrilegi. Commettere il sacrilegio contro la terra, questa è oggi la cosa più orribile, e apprezzare le viscere dell'imperscrutabile più del senso della terra. In passato l'anima guardava al corpo con disprezzo, e questo disprezzo era allora la cosa più alta. Essa voleva il corpo macilento, orrido, affamato. Pensava in tal modo di poter sfuggire al corpo e alla terra. Ma questa anima era anch'essa macilenta, orrida e affamata. E crudeltà era la volontà di quest'anima. Ma anche voi, fratelli, ditemi, che cosa manifesta il vostro corpo nell'anima vostra? Non è forse la vostra anima indigenza e feticcia e miserabile benessere? Davvero un fiume immondo è l'uomo. Bisogna essere un mare per accogliere un fiume immondo, senza diventare impuri. Ecco, io vi insegno il superuomo, egli è il mare, nel quale si può inabissare il vostro grande disprezzo. Qual è la massima esperienza che possiate vivere? L'ora del grande disprezzo, l'ora in cui vi prenda lo schifo anche per la vostra felicità e così pure per la vostra ragione e la vostra virtù, l'ora in cui diciate: che importa la mia felicità? Essa è indigenza e feccia, è un miserabile benessere, ma la mia felicità dovrebbe giustificare persino l'esistenza. L'ora in cui diciate: che importa la mia ragione? Forse che essa anela al sapere come il leone al suo cibo? Essa è indigenza e feccia, è un miserabile benessere. L'ora in cui diciate: che importa la mia virtù? Finora non mi ha mai reso furioso, come sono stanco del mio bene e del mio male. Tutto ciò è indigenza e feccia e benessere miserabile. L'ora in cui diciate: che importa la mia giustizia? Non vi vedo trasformato in brace ardente, ma il giusto è brace ardente. L'ora in cui diciate: che importa la mia compassione? Non è forse la compassione la croce cui viene inchiodato chi ama gli uomini? Ma la mia compassione non è crocefissione. Avete già parlato così? Avete mai gridato così? Ah, vi avessi già udito gridare così. Non il vostro peccato. La vostra accontentabilità grida al cielo. La vostra parsimonia nel vostro peccato grida al cielo. Ma dov'è il fulmine che vi lambisca con la sua lingua? Dov'è la demenza che dovrebbe esservi inoculata? Ecco, io vi insegno il superuomo. Egli è quel fulmine e quella demenza. Zarathustra aveva detto queste parole quando uno della folla gridò:
Abbiamo sentito parlare anche troppo di questo funambolo, e ora che lo facciate vedere. E la folla rise di Zarathustra. Ma il funambolo, credendo che ciò fosse detto per lui, si mise all'opera. Zarathustra invece guardò meravigliato la folla. Poi parlò così: l'uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, un cavo al di sopra di un abisso, un passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo. Nell'uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto. Io amo coloro che non sanno vivere se non tramontando. Poiché essi sono una transizione, io amo gli uomini del grande disprezzo, perché essi sono anche gli uomini della grande venerazione e frecce che anelano all'altra riva. Io amo coloro che non aspettano di trovare una ragione dietro le stelle per tramontare o offrirsi in sacrificio, bensì si sacrificano alla terra, perché un giorno la terra sia del superuomo. Io amo colui che vive per la conoscenza e vuole conoscere affinché un giorno viva il superuomo, e così egli vuole il proprio tramonto. Io amo colui che lavora e inventa per costruire la casa al superuomo. Egli prepara la terra, l'animale e la pianta, giacché così egli vuole il proprio tramonto. Io amo colui che ama la sua virtù, giacché virtù è volontà di tramontare e una freccia anelante. Io amo colui che non serba per sé una goccia di spirito, bensì non vuole essere in tutto e per tutto lo spirito della sua virtù. In questo modo egli passa come spirito, al di là del ponte. Io amo colui che nella sua virtù fa un'inclinazione e un destino funesto. Così egli vuole vivere, e insieme non più vivere per amore della sua virtù. Io amo colui che non vuole avere troppe virtù. Una virtù è più virtù di tutte, perché essa è ancor più il cappio cui si annoda un destino funesto. Io amo colui che l'anima del quale si dissipa e non vuole essere ringraziato, né dà qualcosa in ricambio, giacché egli dona sempre e non vuol conservare se stesso. Io amo colui che si vergogna quando il lancio dei dati riesce in suo favore e si domanda: son forse un baro? Egli, infatti, vuole perire. Io amo colui che getta davanti alle proprie azioni parole auree e mantiene più di quanto prometta. Egli, infatti, vuole il proprio tramonto. Io amo colui che giustifica gli uomini nell'avvenire e redime quelli del passato a causa degli uomini del presente. Egli, infatti, vuole perire. Io amo colui che castiga il suo Dio perché ama il suo Dio, giacché dovrà perire per l'ira del suo Dio. Io amo colui l'anima del quale è profonda anche quando viene ferito e che può ferire anche a causa di vicende meschine. Così egli passa volentieri al di là del ponte. Io amo colui, l'anima del quale trabocca da fargli dimenticare se stesso, e tutte le cose sono dentro di lui, tutte le cose divengono così il suo tramonto. Io amo colui che è di spirito libero e di libero cuore. Il suo cervello, in tal modo, non è altro che le viscere del cuore, ma il suo cuore lo spinge a tramontare. Io amo tutti coloro che sono come gocce grevi, cadenti a una dall'oscura nube incombente sugli uomini. Essi preannunciano il fulmine e come messaggeri periscono. Ecco, io sono un messaggero del fulmine e una goccia, greve e cadente dalla nube, ma il fulmine si chiama superuomo. Dette queste parole, Zarathustra guardò di nuovo la folla e tacque. Ecco, se ne stanno lì, disse egli al suo cuore, e ridono. Non mi intendono. Io non sono la bocca per questi orecchi. Forse bisogna rompergli i timpani perché imparino a udire con gli occhi. Bisogna strepitare come tamburi predicatori di penitenza. Forse fan credito solo ai balbuzienti. Essi hanno qualcosa di cui vanno fieri. E come chiamano ciò di cui vanno fieri? Istituzione lo chiamano. E ciò che li distingue dai caprai. Perciò non sentono parlare volentieri di disprezzo nei loro riguardi. Ebbene, farò appello alla loro fierezza. Voglio parlare loro dell'essere più di tutti spregevole. Questi però è l'ultimo uomo. Così parlò Zarathustra alla folla. È tempo che l'uomo fissi la propria meta.
È tempo che l'uomo pianti il seme della sua speranza più alta. Il suo terreno è ancora fertile abbastanza, perciò, ma questo terreno un giorno sarà impoverito e addomesticato e non ne potrà più crescere un albero superbo. Guai! Si avvicinano i tempi in cui l'uomo non scaglierà più la freccia anelante al di là dell'uomo e la corda del suo arco avrà disimparato a vibrare. Io vi dico, bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Io vi dico, voi avete ancora del caos dentro di voi. Guai! Si avvicinano i tempi in cui l'uomo non partorirà più alcuna stella. Guai! Si avvicinano i tempi dell'uomo più spregevole, quelli che non sa disprezzare se stesso. Ecco, io vi mostro l'ultimo uomo. Che cos'è amore? È creazione? È anelito? È stella? Così domanda l'ultimo uomo e strizza l'occhio. La terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l'ultimo uomo, quelli che tutto rimpicciolisce. La sua genia è indistruttibile come la pulce di terra. L'ultimo uomo campa più a lungo di tutti. Noi abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini e strizzano l'occhio. Essi hanno lasciato le contrade dove la vita era dura, perché ci vuole calore. Si ama anche il vicino e a lui ci si strofina, perché ci vuole calore. Ammalarsi è essere diffidenti e ha ai loro occhi una colpa. Guardiamo dove si mettono i piedi, folle che ancora inciampa nelle pietre e negli uomini.